il Partito Comunista Italiano alla guida delle città e della regione ha sospinto l'Umbria da essere una piccola, povera, arretrata regione a una regione in cui la qualità della vita è stata riconosciuta a livello nazionale, che si è contraddistinta per lunghi decenni per il buon governo, per una grandissima capacità di innovazione, per la sua capacità di creare le condizioni per l'ascesa sociale, per dare dignità ai lavoratori, ai giovani, perché è stato un modello di convivenza civile. Ecco, il merito del Partito Comunista Italiano, dal governo dei territori, delle città e dell'Umbria è indiscutibile e credo anche con un certo rimpianto lo stiamo guardando oggi. Io credo che il Partito Comunista Italiano ci ha insegnato che è possibile perseguire un'idea di progresso e di sviluppo della società civile non necessariamente accettando i paradigmi dell'esistente. Questo è un dato su cui noi dobbiamo riflettere, perché i suoi epigoni, i suoi coloro che si autodefiniscono successori, invece hanno creato soggetti politici che hanno contraddetto in maniera clamorosa le ragioni per cui è nato il Partito Comunista e anche le sue continue evoluzioni. Rappresentare gli umili, gli ultimi della società, i lavoratori e la classe operaia, oggi è una necessità per la sinistra e per la democrazia. Questi settori sociali non sono rappresentati, tant'è che rivolgono la loro attenzione e il loro consenso alla destra più becera e al populismo di destra. Allora occorre ripensare il grande insegnamento del Partito Comunista Italiano per progettare un soggetto politico della sinistra di massa, radicato nel paese, realista, ma allo stesso tempo che dà le motivazioni ideali per costruire una battaglia. Ecco, dentro la democrazia e dentro gli schemi e il paradigma della Costituzione repubblicana. Ecco, noi dobbiamo riprendere dal Partito Comunista Italiano questa grande aspirazione, che è un'aspirazione di civiltà, di democrazia e di libertà.